Palazzo Alessi, questo pomeriggio conferenza stampa per presentare 20 di marzo, iniziativa che si terrà proprio per tutto il mese di marzo e organizzata dalla Presidenza del Consiglio Comunale insieme a 9 associazioni cittadine. Saranno tanti gli argomenti che verranno affrontati, si terranno conferenze, dibattiti ma anche delle mostre proprio per parlare del mondo della donna a 360 gradi. A presentare l'iniziativa questo pomeriggio è stato il Presidente del Consiglio Comunale Laura Bottino insieme a Guerina Buttò della Commissione Cultura che ha partecipato appunto all'organizzazione dell'evento, ma sentiamola in questa intervista. Noi siamo contente, io Guerina, anche il consigliere Rapisarda, siamo contente per questa esperienza che ha un seguito rispetto all'esperienza fatta l'anno scorso. Quest'anno la si vede arricchita anche di partecipazioni nuove, di nuove associazioni, di appuntamenti secondo noi importanti che vogliono farci riflettere sia sul mondo della donna ma anche sul mondo delle pari opportunità, dell'integrazione nel nostro territorio anche delle popolazioni che vengono da altri paesi, e avremo modo di riflettere sul nostro punto nascita e sul percorso che la donna può fare all'interno di questo punto nascita, quindi momenti di vario genere, momenti culturali, presentazione di libri, anche momenti artigianali. Noi sentiamo veramente di dover ringraziare tutte le associazioni che hanno partecipato, hanno raccolto il nostro invito, ci hanno sostenuto, ci hanno accompagnato anche in questo periodo di programmazione e che poi realizzeranno, sono il vero motore di questa iniziativa. Questi eventi di marzo per noi rappresentano un momento molto importante, proprio un momento di riflessione. Quest'anno abbiamo avuto anche la possibilità di arricchirli oltre con nuove partecipazioni, anche con una mostra appunto dedicata alla donna, donna dona un fiore, proprio una campagna che si lega alla lotta contro il femminicidio. Questo quindi per noi sta a rappresentare veramente un momento molto forte, perché di fatto lo viviamo continuamente anche nella nostra città. Purtroppo abbiamo avuto momenti veramente tristi, e quindi che questi eventi di marzo però non vogliono solamente essere una nota appunto che riguardi appunto la lotta contro il femminicidio, ma debba essere anche un momento comunque anche di, in un certo senso, anche di allegria e spensieratezza. Città Vive infatti apre questo ricchissimo cartellone perché marzo è un mese veramente ricco di eventi, non a caso il tema eventi di marzo, perché a marzo si ricorda la donna, a marzo c'è la giornata mondiale della poesia promossa dall'UNESCO. Infatti il primo appuntamento di marzo si chiama per l'appunto Donna e Poesia. Parleremo di donne, parleremo di poesia e quindi faremo anche un omaggio ad una persona recentemente scomparsa, Alda Merini, e poi tutta una serie di iniziative che vi invitiamo veramente a seguire, perché questo arricchimento con nuove associazioni rappresenta una continua crescita per Paternò e per tutto il suo territorio. Il premio TIR si è inserito nel cartellone di questi eventi, quanto è importante? Noi questo premio lo abbiamo, diciamo così, organizzato per dire che Paternò e i suoi uomini e le donne naturalmente che hanno dato grande contributo alla società. In particolare congiunture non hanno potuto fare con continuità, però ci sono state ben 6 premi, cioè 6 volte il premio, per dire la città di Paternò ai suoi figli, che sono veramente cittadini civili, produttivi e amanti della propria patria e del proprio prossimo, che è la cosa più importante.